Allora, l'altra volta abbiamo parlato della triade capitolina, della triade arcaica, oggi parleremo della triade capitolina. Allora, consideriamo alcune cose intanto, che anche questa triade non compare espressamente citata dalle fonti. Ok? Noi la conosciamo per due motivi. Il primo è la presenza del Tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio, da cui Capitolina, e all'interno della quale sappiamo quali divinità erano venerate. E secondo motivo è per il ritrovamento di un unico esemplare scultoreo in cui sono raffigurate queste tre divinità sedute in trono insieme. Però l'espressione triade capitolina non è nota. Allora, la triade capitolina è composta da Giove, che vedete ritorna, ne abbiamo parlato nel precedente video sulla triade arcaica, Giunone, e Minerva. Ok, allora, per quanto riguarda, solamente Giove ha un suo flamine fra queste divinità, che è il flamen, lo stesso dell'altra volta, no? Il flamen di Alice. Questo gruppo di divinità, questa triade, è molto probabilmente un lascito della monarchia etrusca. Questo noi lo possiamo dire perché il tempio alla triade capitolina, appunto il tempio di Giove Ottimo Massimo, inizia la sua costruzione sotto i semimitici, i miti storici re etruschi, e viene però inaugurato sotto la Repubblica, ok? Per cui è un'importazione, un culto di importazione etrusco. Questo non vuol dire che a Roma non si venerasse Giove, non si venerasse Giunone, non si venerasse Minerva. Semplicemente con le riforme legate allo Stato che apportano i re etruschi, si determina la necessità di una nuova triade di divinità che rappresentino lo Stato e che sono appunto Giove, Giunone e Minerva. Abbiamo parlato l'altra volta degli studi di Dumézil in merito alla triplice funzione, e qui la questione comincia a diventare un po' complicata, perché la prima funzione, rimane di Giove, è la stessa dell'altra volta. La seconda funzione è solo parzialmente occupata da Minerva, però nella realtà noi vediamo che, per esempio, con Giove Statore, la seconda funzione è presa in parte anche da Giove, in minor parte anche da Giove, quindi la funzione guerriera è distribuita. Anche la funzione produttiva non è esclusivo appannaggio di una sola divinità, perché in parte è connessa a Giunone e in parte minore è connessa a Minerva, la quale è strettamente connessa alle produzioni legate strettamente all'artigianato. Giunone invece rientra nel mondo agricolo, all'interno del grande complesso delle grandi madri, eccetera. Ok, e per cui vi è questa nuova distribuzione delle funzioni dei culti indoeuropei, delle triplice funzioni dei culti indoeuropei. Bene, che altro possiamo dire sulla triade capitolina? Che aveva un tempio appunto sul Campidoglio, e comunque viene riproposto anche in tutte le città di fondazione
occupate da Roma, che trovano sempre un luogo centrale visibile nel quale viene costruito il Capitolium, cioè il Tempio a Giove Ottimo Massimo, e questi Capitolia sono tutti quanti a imitazione di quello che c'è a Roma, cioè adesso non formalizziamoci sul numero delle colonne, ok? Cioè un tempio che ha le celle, che ha tre celle al suo interno, in cui si posizionano Giove, Giunone e Minerva. Una particolarità che vi accenno, perché la trovo simpatica, anzi due cose che trovo simpatiche da dire. Allora, nella cella di, sulla porta della cella di Minerva si compiva un rito ogni anno in cui veniva piantato un chiodo e che serviva per contare il numero degli anni. Si faceva a metà settembre e in corrispondenza dell'originaria entrata in carica dei consoli, ok? E da lì appunto si contavano gli anni. L'altra notizia simpatica è il fatto che in una nicchia a parte in questo tempio era posizionato un piccolo sacello dedicato a Terminus, una piccola nicchia, scusate, dedicata a Terminus. Chi era Terminus? Era il dio dei confini, un dio raffigurato senza gambe, direttamente piantato in terra, e questo avvenne perché vi erano già tanti templi nella zona in cui si voleva costruire il tempio alla Triade Capitolina, per cui si chiese ad ogni singola divinità se voleva farsi spostare. Tutte le divinità accettarono di lasciare il posto a Giove Ottimo Massimo, tranne Terminus, per cui gli venne costruito il tempio intorno e creato un foro nel tetto perché Terminus voleva stare all'aria aperta. Questo venne preso come un segno particolarmente fasto, perché significava che i confini di Roma erano inamovibili. Bene, spero che anche questo video sia stato interessante. Se vi è piaciuto mettete il like, se avete delle domande fatemele pure nei commenti, cercherò di rispondervi alla prima occasione, e le domande più interessanti si trasformeranno in altri video. Se volete vedere altri video sulla tradizione romana, iscrivetevi al canale. Valete ottime in pace d'oro.